Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Ring. Oggi con noi abbiamo Donato Telesca, atleta paraolimpico, pluricampione mondiale di sollevamento pesi. Ciao Donato! Ciao a tutti, grazie per avermi invitato qui questa sera. Grazie a te. Partiamo con la prima domanda. Quanto ami lo sport? Diciamo che lo sport per me è diventata una seconda vita a tutti gli effetti, perché effettivamente mi ha permesso di poter cambiare tanti aspetti della mia vita che neanche pensavo potessero cambiarmi. No, molte volte si dice che lo sport ti migliora la vita, no? Per me è davvero tutta la rivoluzione, almeno per me così è stato, perché effettivamente ti permette di cimentarti in certe particolari dinamiche che inevitabilmente ti cambiano modo di pensare, quindi cambiano il tuo mindset, a mio avviso. E nel mio caso, diciamo, l'ha fatto su tutti i punti di vista, ecco. Quindi per me è fondamentale. E cosa ti ha dato lo sport? Come dicevo prima, alla fine lo sport, la cosa più grande che mi ha dato lo sport è il mindset per affrontare la mia vita. Ma per quale motivo? Perché nello sport tutti magari sappiamo che effettivamente non è facile raggiungere degli obiettivi, oppure magari bisogna imporsi degli obiettivi, bisogna magari allenarsi, bisogna comunque provare, riprovare e fallire, no? E per me questo tipo di mentalità utilizzata nello sport si è anche un po' copiata nella mia vita, no? E questo davvero mi ha permesso di raggiungere tanti altri obiettivi nella mia vita, ma solo perché avevo capito la formula, ok, per il successo nello sport, quindi ho semplicemente spostato, ho cambiato l'ordine degli addendi nella vita e davvero mi ha rivoluzionato tantissime cose, facendo raggiungere tantissimi risultati che mai avrei pensato di poter raggiungere. Allora, essere in vetta al mondo ed essere un esempio, cosa significa per te? Diciamo che quando le prime volte iniziamo a dire siamo un esempio per noi, all'inizio magari non ci pensi troppo, nel senso che vabbè, lo dico tanto per dire, no? Poi magari vedi che giustamente poi molte persone magari si ispirano a te e ti dicono, appunto, ripetono questa cosa, no? E davvero inizia a essere una responsabilità, nel senso che inizi anche a capire che ogni tua azione può essere magari duplicata, no? Quindi tu dici, cavolo, se dovessi fare questa cosa qua e dovessi magari una persona vederla, potrebbe magari pensare questo di me, potrebbe pensare che può fare quella cosa, o magari immagino una cosa sbagliata, no? Quindi magari mi ha detto, cavolo, devo ragionare su, diciamo, mostrare tutto ciò che di più bello c'è, cioè di migliore c'è, cioè, perché rischierei magari di dare un brutto esempio e effettivamente bruciarmi tutto quello che magari ho costruito nell'arco del tempo. Quindi per me è un modo per innanzitutto aiutare le altre persone, ma ancora di più in realtà dare il meglio per me stesso, affinché le persone possano imparare il meglio da me. E invece quanto tempo passi davanti allo specchio? Aspetta, questa è una domanda particolare, in che senso? Non lo so, sei vanitoso, ti aggiusti in modo particolare per quanto tempo? Da questo punto di vista diciamo che io sono un po' come una femminuccia, passatemi il termine, perché anch'io, diciamo, poi nell'arco del tempo magari si cresce, anch'io ho sempre di più, diciamo, cercato poi, come nello sport, no? Magari di cercare di trovare qualcosina in più che magari poteva migliorarsi. Magari anche nella quotidianità, magari, no? Mi piace sempre essere sistemato il più possibile. Poi ovvio che ci sono dei giorni, magari, che ne so, mi alleno due volte al giorno, quindi magari dico, vabbè, magari per questa sera magari facciamo che non esco, sto a casa, così non devo impegnarmi a fare altro. Però sì, sono una persona abbastanza, da questo punto di vista, molto molto fissata, passatemi il termine. Ci tengo, un po' come tutte le ragazze ogni giorno, dai. Invece cosa non sopporti in una persona e cosa invece apprezzi? Questa è una domanda particolare perché, devo essere sincero, sono delle cose che molte volte non piacciono alle persone, nel senso che io personalmente apprezzo tantissimo una persona che si mette in gioco, qualunque ambito, può essere la scuola, può essere lo sport, può essere qualunque ambito, quindi davvero ammiro l'ambizione e la voglia di mettersi in gioco. Quindi per me una persona che si mette in gioco è una persona che per me può andare d'accordo in qualunque ambito. E davvero poi si mette all'opera, ovviamente, perché effettivamente l'idea di voler essere ambiziosi non deve fermarsi lì, quindi deve essere anche continuata e quindi preceduta da un'azione, no? La cosa che in realtà non sopporto sono le persone che in realtà magari si lamentano e non fanno nulla per cambiare, perché forse magari nella mia vita ho capito che dopo aver fatto l'incidente da 2 anni, quindi aver perso entrambe le gambe, ho capito che effettivamente nella vita hai 2 possibilità, o ti arrendi, quindi diciamo dopo ti accade qualcosa ti fermi lì, oppure effettivamente ti rialzi e prendi, diciamo, di petto quella situazione, quella palla magari bollente, a tutti gli effetti dai una svolta alla tua vita, no? Quindi io non tollero le persone che si piangono addosso ma non fanno nulla per cambiare quello, perché nella mia vita ho visto davvero tantissime persone che avevano 10.000 ragioni per poter mollare. Anche nella mia ultima partecipazione alle Paralimpiadi, no? Ho visto persone che davvero avevano tutte le ragioni del mondo per poter dire ok, mi arrendo, mollo tutto, no? Ma non l'hanno fatto, hanno trovato la forza in loro stessi e hanno dato il massimo, quindi per me non esiste trovare una scusa, ma esiste trovare una strada. Allora è ammirevole
cosa ti piace fare nel tempo libero? Diciamo che per mia fortuna ho diverse passioni, nel senso prima mi piaceva molto uscire con gli amici e magari fare alcuni altri sport, paradossalmente. Mi piaceva molto il calcio balilla, quindi ero una grandissima appassionata, quindi il tempo lo passavo oltre ad allenarmi, magari a studiare quando avevo voglia e poi appunto ad allenarmi nell'altro sport. Attualmente in realtà lo dedico un po' full time appunto qualche volta uscire con gli amici. Ultimamente sono molto molto focalizzato sullo studio e su altre mie attività magari che diciamo sto curando con il tempo libero, ma più che altro sono davvero l'ultimo periodo super focalizzato su me stesso nel migliorarmi ogni giorno, sia appunto nello sport, all'università, perché poi appunto studio anche, poi magari in altri business che sto curando, diciamo self made. E invece dopo quanto tempo dici ti amo? Questa è particolare domanda, non ci ho mai pensato. Generalmente dipende, nel senso che sono una persona molto difficile da questo punto di vista, nel senso che sono una persona molto, è difficile che una persona magari possa colpire, ma comunque ho una persona che rispetta molti requisiti paradossalmente, non magari è una cosa brutta magari dall'esterno, però effettivamente sono una persona che non si accontenta, nel senso che non va bene trovare una persona qualunque con cui magari averci un rapporto un po' più approfondito. Preferisco effettivamente, magari se devo avere qualcosa in più con una persona, capire davvero se fa per me, perché credo che il tempo è la più grande risorsa che abbiamo, quindi non possiamo permetterci magari di sprecare il tempo di un'altra persona, il nostro tempo magari in modo inutile. Quindi per me non c'è un tempo preciso, però credo che bisogna prima in realtà essere sinceri con se stessi e capire che quanto davvero vogliamo dare all'altra persona, perché alla fine è comunque un'altra vita che noi andiamo ad impattare. Dici le bugie? Bugie bianche, sì, le bugie bianche sono ammesse. Va bene, dai. E invece le parolacce? No, in genere sono, ogni tanto possono capitare, però diciamo che cerco comunque, proprio anche come il discorso di prima, no? Di dare l'esempio, magari di evitare il più possibile, ecco, poi magari a volte possono anche capitare magari in momenti di disattenzione, però penso che sia una cosa che può capitare. Penso di sì, a te scappano le parolacce ogni tanto. Purtroppo qualcuna, sì. purtroppo a volte capita. Vabbè, dai, non le diciamo. Invece la tua più grande cazzata fatta da ragazzino? Diciamo che a quella non ti possono dire, perché sono ancora segrete, ecco. Sicuramente quelli che si possono dire sono ad esempio magari durante delle competizioni, magari delle cose diciamo che non andavano fatte durante le gare, o comunque quando magari si preparava una competizione, quelle cose lì, oppure magari con gli amici, però alcune diciamo sono troppo gravi, non vanno dette, è meglio che non le diciamo. Dobbiamo tenere il segreto. Sai perdere? Io credo, sono una persona eternamente competitiva, nel senso che non riesco a perdere, nel senso che quando perdo non riesco a guardare l'avversario con occhi, diciamo, da amico. Però effettivamente però ammetto che giustamente è anche giusto che non esiste soltanto la vittoria, esiste anche la sconfitta, ma credo che in realtà, oltre magari il momento iniziale, magari io personalmente non voglio vedere nulla, non voglio sentire nulla, capisco che in realtà in quel momento è il momento in cui io posso crescere, dove posso crescere di più, effettivamente posso imparare tutti gli errori che ho fatto, magari potrebbe essere una gara, potrebbe essere magari un esame non passato, potrebbe essere una qualunque cosa, il momento in cui in realtà ci fa capire, è l'unico momento dove noi davvero possiamo migliorare, possiamo capire cosa abbiamo sbagliato e magari cambiare qualcosa. Quindi in realtà non amo perdere, però è l'unico momento che ci permette di crescere in modo esponenziale. E invece, sapendo che è la tua ultima settimana di vita, cosa faresti? Questa è una cosa che in realtà mi chiedo molto spesso, ci penso molto spesso, sicuramente stare con la mia famiglia, cercare di vivere tutto fino all'ultimo minuto, quindi effettivamente togliendomi tutti gli ultimi sfizi possibili che potrebbero essere magari nel mio caso viaggiare, io amo tantissimo viaggiare, fare tutte le cose che ho sempre sognato fare, quindi magari che ne so, uno dei miei grandi sogni è avere magari delle macchine particolarmente sportive, perché ho sogni fin da bambino, quindi magari potrebbe essere andare con tutte queste auto super fantastiche insieme alla mia famiglia in giro per tutto il mondo, quindi sicuramente questa potrebbe essere un qualcosa. Poi non lo so perché è una domanda troppo particolare. Vabbè, questa potrebbe essere la risposta, va bene? Sì, va benissimo. Ti ringrazio, noi abbiamo finito qua.
Grazie a voi. Ringraziamo Donato Telesca per la partecipazione a questo match e io come sempre vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e andate su YouTube, attivate la campanella per rimanere aggiornati sempre sulle prossime puntate. Ciao a tutti! Ciao!